soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il diario di bordo del capitano, la rubrica che vi porta ad esplorare i reami mortali. Riprendiamo nuovamente il discorso di lore e ambientazione degli Stormcast con questo terzo e ultimo video. Riprendiamo il discorso lasciato in sospeso nel precedente video, continuando a parlare delle Stormhost più famose. Infine, verso la fine del video, vi darò qualche nozione sulla formazione militare dei guerrieri del dio Sigmar. La Stormhost di cui vi parlo immediatamente è una delle più particolari e forse una tra le preferite tra i fan di Stormcast, cioè gli Anvils of the Eldenhammer. Gli Stormcast di questa Stormhost hanno una particolarità rispetto alle altre. Non vengono forgiati dalle anime di eroi e persone morte sotto l'assedio del caos durante l'età del caos, ma sono forgiati da anime di eroi, combattenti, mistici e chi più ne ha più ne metta, di persone morte già da tantissimo tempo, prima ancora dell'era del caos. Proprio per questo gli Stormcast degli Anvils of the Eldenhammer hanno diverse peculiarità. Parlano con una lingua arcaica, utilizzano tattiche ancestrali di combattimento e spesso e volentieri, quando si schierano per combattere in difesa delle fortezze, delle città di Sigmar, delle armate di Free Peoples, spesso succede che si trovino a combattere con dei loro discendenti. Gli Anvils of the Eldenhammer sono estremamente cupi, poiché appunto derivano soprattutto da anime prese dal reame di Shaish. Sono particolarmente odiati da Nagash perché non solo rappresentano l'affronto che Sigmar ha fatto al dio della morte, creando, sottraendo al suo controllo delle anime per far nascere gli Stormcast, ma gli Anvils of the Eldenhammer sono creati, come dicevo appunto, dalle anime di Shaish, e questa cosa fa arrabbiare ulteriormente il dio della morte. Durante le Realm Gate Wars ci sono dei momenti particolari in cui gli Anvils of the Eldenhammer cedono. La loro fede in Sigmar vacilla perché, nonostante molti di loro siano contenti di essere rinati a nuova vita per poter combattere il loro acerrimo nemico, per poter difendere gli esseri viventi non solo dalla maledizione del caos, ma anche dalla maledizione e dalla tirannia della non morte, alcuni di essi non si trovavano d'accordo con la scelta arbitraria di Sigmar di resuscitarli, poiché nessuno aveva chiesto il loro permesso. Quindi sono una delle Stormhost che ha, non dico dissidenti, ma che ha ancora alcuni Stormcast che, pur compiendo il loro dovere, non si trovano completamente d'accordo con la scelta di Sigmar di prelevare le anime di guerrieri morti da tempo, strappandoli alla vita, al loro al di là.
proprio perché sono tanto odiati da Nagash. Gli Anvils of the Elden Hammer temono tantissimo la furia del dio della morte. E tant'è che iniziano in realtà come quasi come scaramanzia ad abbracciare anche l'essenza stessa della morte, non solo come parte del ciclo vitale, ma anche come accezione positiva, come fine delle cose, ma anche punto di partenza per la nascita di altro. Oltre a Sigmar, gli Anvils of the Elden Hammer venerano una semidivinità nota come Morda, il padre dei corvi. Questo nome è chiaramente l'ennesimo richiamo al vecchio mondo, anche perché il nome è scritto con due R, quindi Morda è chiaramente una derivazione di Mor, il dio dell'impero della morte, e sono molto legati al culto di questo semidio. Nagash punta a uccidere, distruggere, catturare quante più anime degli Anvils of the Elden Hammer per poterli rinchiudere in delle prigioni gestite, custodite dai Nighthound, e continuare a torturare le anime di questi particolari Stormcast come vendetta per il loro, tra virgolette, tradimento. Gli Anvils of the Elden Hammer sanno di questi rischi e sono una delle Stormcast che collabora di più con la Camera Sacrosanct per scacciare i non morti e per partire in missioni di ricerca e salvataggio di queste anime torturate da Nagash. Gli effetti della riforgiatura sugli Anvils of the Elden Hammer sono particolarmente visibili, perché rende la loro voce, il tono della loro voce, particolarmente flebile e spettrale, e porta gli Anvils of the Elden Hammer, che vengono riforgiati più e più volte, ad assumere un aspetto e un colorito sempre più cadaverico dopo ogni riforgiatura. Parliamo adesso invece della Stormhost nota come i Celestial Warbringers. I Celestial Warbringers, Stormcast dall'armatura dal colore purpureo, sono degli Stormcast che provengono esclusivamente da una tribù di maghi combattenti. Tutti gli Stormcast di questa Stormhost vengono prelevati esclusivamente da questa tribù. Sono degli Stormcast estremamente legati alla magia, poiché ognuno di loro in vita era un mago, uno stregone o un mago combattente. Sono molto spavaldi e impavidi, ma nonostante questo mantengono spesso parte del loro carattere da esseri umani, e quindi sono tra gli Stormcast più conviviali, più festosi e più che provano più piacere a fare festività e banchetti con gli esseri viventi dei reami mortali. Essendo di derivazione da una tribù di maghi guerrieri, sono anche una delle Stormhost che ha la camera sacrosanct più ampia rispetto a quella delle altre Stormhost, anche perché il loro obiettivo è quello di sfruttare il più possibile i poteri della magia. Il loro Lord Comandante Capo Supremo è noto come Patriarca Dorato, e la loro Stormhost fa un largo uso di Lord Ordinator, che si impegnano a costruire le fortezze note come Warscryer Citadels, che sono delle fortezze utilizzate dai Lord Ordinator per studiare gli astri dei reami mortali, e quindi dallo studio degli astri poterne ricavare portenti e premonizioni e previsioni di quello che potrebbe essere magari il prossimo passo di un'armata del caos, o potrebbero identificare un artefatto perduto da tempo. Gli Stormcast dall'armatura blu notte dei Tempest Lord sono un'altra Stormhost che proviene da un unico luogo specifico. Gli Stormcast dei Tempest Lords vengono prelevati dalle anime della nobiltà guerriera di Aish. Essendo quindi stati in vita nobili guerrieri, tutti i Tempest Lord hanno un portamento estremamente
nobile e aristocratico, sono degli eccellenti strateghi specializzati non solo in strategie di battaglia ma in strategie generali atte al raggiungimento del benessere comune dei sottoposti con pianificazioni più a lungo termine. I Tempest Lord sono la Stormhost che fa più uso di enclavi Angelos, quindi più uso di Stormcast alati noti come Prosecutors, e si ritengono, dovuto forse anche al loro sangue nobile che insomma li caratterizzava nella precedente vita, sono convinti di essere l'unico baluardo per le popolazioni di Aish, le popolazioni di oppressi. Si considerano quindi più degli altri Stormcast dei paladini del benessere comune. Così come altre Stormhost, i Tempest Lord non venerano solo Sigmar, ma venerano anche un'altra semidivinità nota come Myrmid, la con lei che regna. Ancora una volta, Myrmid non è altro che un richiamo a una divinità del pantheon dell'impero del vecchio mondo, cioè Myrmidia, la dea della legge. L'ultima Stormhost di cui vi parlerò oggi è quella degli Astral Templars. Gli Astral Templars vengono praticamente prelevati dalle tribù barbariche, dalle tribù poco civilizzate dei reami mortali che tuttavia venerano Sigmar, quindi sono in contrapposizione con le tribù barbariche dei seguaci del caos. Nonostante quindi vengano da anime di combattenti che si lasciano spesso andare in battaglia ad atti di ferocia incontrollata, nella loro riforgiatura diventano degli Stormcast a tutti gli effetti, mantenendo parte della loro furia ma assumendo di certo un rigore più marziale. I comandanti degli Astral Templars sono noti per essere guerrieri formidabili specializzati nella caccia dei mostri del caos e delle altre creature mostruose che popolano i reami mortali. Continuano a mantenere, come altri Stormcast di altre Stormhost, parte del loro retaggio culturale della loro vita precedente. Indossano quasi tutti pellicce sopra le loro armature. Venendo da tribù barbariche, sono la Stormhost più predisposta alla caccia e quindi sono la Stormhost con il più grande numero di camere Vanguard. Anche essi, come altre Stormhost, non venerano solo Sigmar, ma venerano un'altra divinità nota come l'orso bianco, Ulsricht, che sebbene nel loro immaginario si venga spesso rappresentato come un uomo anziano, estremamente muscoloso, dalla barba bianca, si crede, o molti di loro credono, che in realtà non sia un essere umano questo Ulsricht, ma sia una God Beast a forma di gigantesco orso bianco. Proprio perché sono legati a questo aspetto e a questa creatura, tendono ad emulare la ferocia di un orso, la ferocia di bestie fameliche durante le battaglie, quindi buttandosi a capofitto e cercando di fare strage dei propri nemici, anche divertendosi. Abbiamo parlato fino ad adesso delle Stormhost più importanti, avevo già spiegato bene o male cos'è una Stormhost, ma come sono divise all'effettivo le Stormhost, come sono organizzate a livello militare? Allora, una Stormhost sostanzialmente è divisa in camere, ok? Ci sono le camere più grandi, che possono essere suddivise in conclavi o camere più piccole. Nell'insieme tutto questo forma una Stormhost. Il comandante di una Stormhost è uno Stormcast che detiene il titolo di Lord Commander. Al momento attuale non conosciamo nessun Lord Commander, non è stato presentato a livello della lore nessun personaggio col nome che abbia il rango di Lord Commander. Gli unici personaggi con nome che abbiamo sono i sottoposti, cioè tutti gli altri comandanti che all'interno di una Stormhost sono al gradino inferiore rispetto al Lord Commander. Quindi, Lord Commander, tutti
tutti i generali e gli eroi, quasi tutti i generali, tutti i lord degli Stormcast Eternals, poi ci sono le camere e ogni camera ha i suoi eroi, ok? I suoi personaggi, le sue truppe distinte. Al di sotto, quindi, del Lord Commander ci sono tutti i vari lord. Lord Celestant, Lord Relictor, Lord Veritant, il Lord Castellant, il Lord Aquilor, il Lord Arcanum, ok? Ognuno con la propria specializzazione. I Lord Celestant sono specializzati nel combattimento, i Lord Castellant sono specializzati nella difendere, nell'aumentare le difese dei propri guerrieri e nella costruzione di fortezze. I Lord Veritant sono gli inquisitori delle varie Stormhost, che sono specializzati nella caccia del caos. I Lord Relictor sono quelli che si curano della riforgiatura delle anime dei propri confratelli. I Lord Arcanum sono i generali che comandano la Camera Sacrosant e i Lord Aquilor sono i generali che comandano la Camera Vanguard. Abbiamo due camere principali al momento conosciute, che sono la Camera Strike e la Camera Tempest. A loro volta queste camere sono divise in camere più piccole, che poi hanno all'interno i loro conclavi, che sono dei raggruppamenti specializzati di truppe di Stormcast in diverse combinazioni. La Camera Strike, che è la prima a essere creata, la prima che abbiamo conosciuto a livello di lore, praticamente comprende i primi modelli mai rilasciati degli Stormcast. La Camera Strike si divide in tre camere minori, che sono la Camera Warrior, la Camera Harbinger e la Camera Exemplar. La Camera Warrior è composta da conclavi che hanno un grande numero in quantità di Liberators e Judicators. I Liberators e i Judicators sono le truppe basilari delle armate di Stormcast. I Liberators sono lo Stormcast, diciamo quello basico, quello più conosciuto, armato di scudo e martello o di scudo e spada, e i Judicator sono i tiratori scelti, i tiratori base delle armate di Stormcast. La Camera Harbinger, oltre ad avere unità di Liberator e Judicator, fa un grande uso di Stormcast noti come Prosecutors. I Prosecutors sono gli Stormcast dotati di ali celesti, che sono specializzati in attacchi, mordi e fuggi. La camera Exemplar, invece, a livello di rango, è la camera con il rango più alto all'interno di una Camera Strike, perché è composta soprattutto da Stormcast Paladins, che sono gli Stormcast più specializzati nell'assalto e nel combattimento con le armi a due mani, che possono essere di diversa natura. Abbiamo i Retributors con i martelli a due mani, poi abbiamo Paladins armati con le asce a due mani o con le lance fuori. Dopo la camera Strike abbiamo invece, come avevo detto, la Camera Tempest. La Camera Tempest, anche questa, è divisa in tre sottocamere più specializzate rispetto a quelle della Camera Strike, più particolareggiate. La Camera quindi Tempest è composta dalla Camera Extremis, la Camera Sacrosanct e la Camera Vanguard. La Camera Extremis, a livello di uscita, è stata la prima novità che abbiamo avuto dopo la release iniziale degli Stormcast Eternal. La Camera Extremis è la camera di Stormcast benedetta sia da Sigmar che da Dracotion. Questo perché è composta dagli Stormcast più potenti, più valorosi, che hanno l'onore di guidare in battaglia la progenie del dio drago Dracotion, siano essi Dracot o siano essi Stardrake.
i soldati base della Camera Extremis scavalcano in battaglia dei possenti Dracot, che sono una progenie minore del dio Dracotion. Ogni cavaliere ha un'unica sola cavalcatura, quindi prima di poter scendere in battaglia, prima di poter superare l'addestramento, c'è necessità che lo Stormcast crei un legame forte e indissolubile con la propria cavalcatura. È proprio per questo che storicamente la Camera Extremis ha avuto un rilascio più lento sul campo di battaglia rispetto alla Camera Strike. Questo perché i guerrieri avevano necessità di addestramento e di passare diverso tempo con la loro futura cavalcatura per poter creare una sorta di simbiosi. Quando però arrivò la minaccia del caos, si fece sempre più pericolosa, Dracotion si preoccupò perché aveva paura che le influenze del caos potessero corrompere il ciclo di morte e rinascita che caratterizza la sua progenie. L'idea della riforgiatura, Sigmar la prese osservando il ciclo di rinascita delle bestie stellari, di morte e rinascita, cioè dei figli Dracotion. Dracot e Stardrake tendono, una volta a morire, una volta morti, a reincarnarsi e a rinascere nuovamente. Questo processo naturale dei figli di Dracotion ha portato lo stesso Sigmar a riflettere nel momento in cui decideva come creare i propri Stormcast. Proprio per questa paura, Dracotion infuse la sua benedizione agli Stormcast della Camera Extremis, rendendo molto più rapida e più facile non solo la loro riforgiatura, ma la loro fusione, la loro simbiosi come proprio cavalcatura. I più importanti membri della Camera Extremis, noti come Drakesworn Templar, cavalcano in battaglia gli Stardrake. Gli Stardrake sono la progenie più potente di Dracotion, giganteschi draghi che hanno fulmini al posto del sangue, che emettono fulmini e saette dal loro corpo e dalle loro scaglie. Spesso e volentieri alcuni Lord Celestat, particolarmente famosi e particolarmente abili, invece di guidare delle camere Strike, comunque camere Warrior, come prima vi dicevo, scendono in battaglia a cavallo anch'essi degli Stardrake più antichi, diventando così delle macchine da guerra inarrestabili sul campo di battaglia. La seconda camera della Camera Tempest, la seconda camera minore della Camera Tempest di cui vi parlerò adesso, è quella Sacrosanct. La Camera Sacrosanct a livello di uscite di gioco è stata rilasciata, è stata presentata con l'avvento della Guerra delle Anime, con l'avvento della seconda edizione di Age of Sigmar. Da lore tutto questo è spiegato in questo modo: la Camera Sacrosanct in realtà è sempre esistita, ma fino all'avvento del necrosisma non ha mai avuto necessità di scendere sul campo di battaglia, perché aveva un compito ben preciso. Il compito principale della Camera Sacrosanct è quella di soprassedere al processo di riforgiatura e di fare da guardia all'incudine dell'apoteosi. Compito principale che permane tuttora per gli Stormcast della Camera Sacrosanct è quella di dare la caccia e di seguire il processo di riforgiatura nei minimi dettagli. Se qualcosa va storto durante il processo di riforgiatura, l'anima dello Stormcast si perde o dimostra resistenza alla riforgiatura, da questo evento può nascere una creatura noto come spettro di fulmini, ok? Lightning Geist. E questi Lightning Gates sono creature incontrollate che possono portare distruzione non solo all'interno di Azir, ma in generale nei reami mortali. Il compito principale della Camera Sacrosanct è quella di dare la caccia a questi spiriti per poterli o calmare e quindi reinserirli nel processo di riforgiatura, oppure quando hanno a che fare con quegli spiriti
che non riescono ad essere controllabili in nessun modo, ahimè, il loro compito ultimo è quello di distruggerlo. Gli Stormcast della Camera Sacrosant vengono tutti esclusivamente come Celestial Warbringers, infatti sono la Stormhost con una Camera Sacrosant più numerosa, vengono da maghi incantatori dei reami immortali. Sono Stormcast quindi specializzati nella magia, nella caccia dei non morti e nella ricerca di manufatti magici. La truppa base della Camera Sacrosant, composta dai Sequitors e degli Evocators, pur essendo dei maghi, tendono a utilizzare il loro potere magico, i loro incantesimi, semplicemente per potenziare le proprie abilità in battaglia. I comandanti invece della Camera Sacrosant, come i Night Incantor e i più potenti Lord Arcanum, hanno la capacità, oltre a lanciare incantesimi per curare o potenziare i propri soldati, hanno la capacità di scagliare incantesimi sul campo di battaglia e di evocare incantesimi persistenti come comete o strumenti che gli permettono ai Lord Arcanum di muoversi più velocemente sul campo di battaglia. Durante le Soul Wars sono stati estremamente attivi, poiché sono specializzati, come dicevo, nella caccia dei non morti, ed è loro premura non solo cercare di porre fine al vagare incontrollato degli incantesimi persistenti, ma viaggiano costantemente alla ricerca di tutti quei luoghi, che siano fortezze, che siano grotte, che siano città, dove l'ordine naturale delle cose o l'eternità stessa viene modificata o viene deragliata dal suo corso naturale. L'ultima camera che fa parte della Camera Tempest è la Camera Vanguard. La Camera Vanguard, come vi avevo già citato, è presente in maniera numerosa negli Astral Templars ed è una camera anch'essa sempre presente fin dalla prima creazione degli Stormcast, ma che, come la Camera Sacrosant, è rimasta nelle ombre, perché la Camera Vanguard è come specializzazione quella di essere una camera fatta di esploratori e spie, sostanzialmente. La Camera Vanguard è tra gli Stormcast quella legata più al territorio, legata all'esplorazione, legata alla mappatura dei luoghi dei reami mortali, legata anche all'eradicare le tribù dei predoni del caos, dei seguaci del caos. Sono dei tattici oltremodo specializzati negli attacchi mordi e fuggi e estremamente brutali nel compiere il loro dovere. Sono talmente brutali che spesso e volentieri le tribù dei predoni del caos temono gli Stormcast della Camera Vanguard, nominandoli spettri del tuono. Molte credenze di alcune tribù dei seguaci del caos raccontano leggende sugli Stormcast della Camera Vanguard, definendoli come degli esseri che colpiscono, fatti di fulmini, che colpiscono con la rapidità, con la furia e con la potenza di un fulmine. Assediano, assaltano gli insediamenti di predoni del caos senza lasciare nessuna traccia e con una rapidità spaventosa e disarmante. Essendo Stormcast estremamente legati al territorio e comunque ad attacchi specializzati, come avevo detto, partecipano poco ai vari concili di guerra e preferiscono assumere tattiche direttamente sul campo. Sono quindi poco presenti agli incontri, alle riunioni ad Azir e preferiscono rimanere in mezzo alla gente a cui sono molto legati per cercare di capire il più possibile i loro bisogni. Tra
le varie camere degli Stormcast sono quelle più legate anche a livello di trattative, a livello anche di vita quotidiana, sono la camera più legata ai Free Peoples e le altre popolazioni delle città di Sigmar. Con questa breve esposizione delle camere Stormcast, la nostra avventura nella lore degli Stormcast finisce con questo video. Ci sarebbero tantissime altre cose di cui parlarvi che ahimè ho dovuto riassumere, perché altrimenti ci sarebbero voluti 5 video della durata di almeno un'ora l'uno per raccontarvi tutto quello che c'è da dire su questi guerrieri del dio Sigmar. Vi consiglio, per approfondire ulteriormente questi miei video, di procurarvi l'ultima versione del Battle Tome degli Stormcast Eternal, che contiene ulteriori informazioni che, per dovere insomma di riassunto, non sono stati inseriti in questi video. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei commenti, delle precisazioni, delle correzioni, scrivetecelo nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di cliccare sulla campanella e di seguirci sui nostri social, quindi non solo su YouTube ma anche su Facebook e su Instagram. Per il resto, dal vostro capitano Giacomo Uncino è tutto, e al prossimo viaggio. Sono cadute con Marco. Cannaggia la miseria! Gli Anvils of the Elden Hammer sono una Stormcast estremamente particolare. Ho detto Stormcast, porca puttana! Mannaggia, ma non so parlare stasera. Ben ritrovati nei nostri. Di Sigmar, di penetrare, di prelevare